Dopo il mix per le cioccolate calde che vi è piaciuto tantissimo, abbiamo pensato di fare quest'altro mix però dedicato soltanto alle torte. È davvero davvero comodissimo, noi ci troviamo davvero molto bene ad utilizzarlo perché in questo modo riuscite ad accorciare tantissimo i tempi, non dovete pesarvi nulla. Prima di lasciarvi al procedimento vi do qualche indicazione che potrebbe esservi utile. Come unità di misura abbiamo utilizzato il vasetto dello yogurt, quello da 125 grammi, quindi quello standard. Poi con il barattolino andremo a pesare anche tutti quanti gli altri ingredienti come l'olio, il latte e così via. E dato che vi vogliamo tanto tanto bene, abbiamo fatto sia la versione vegan che quella classica con le uova, quindi trovate tutto quanto nella descrizione e io vi lascio al procedimento che è semplicissimo. Per prima cosa ci siamo pesati tutti quanti gli ingredienti secchi, quindi la nostra farina integrale, e la andiamo a mettere in una grossa ciotola. Aggiungiamo anche lo zucchero di canna, la farina d'avena. Ovviamente potete aggiungere le farine che preferite. Noi andiamo a mettere infine anche il lievito e iniziamo a mescolare. Mescoliamo con una frusta, in questo modo andremo anche a setacciare un pochino la farina. Ora che il nostro mix è pronto, andiamo a versarlo in un barattolo. Abbiamo scelto un barattolo abbastanza capiente e ci aiutiamo con un mestolo. Come dicevo prima, potete utilizzare il mix di farine che preferite, ovviamente rispettando le dosi, quindi il peso, che trovate come sempre scritto nella descrizione e all'inizio del video. È importante che all'interno del mix che andrete a mettere nel barattolo non mettiate ingredienti che possano avere umidità all'interno, ad esempio della buccetta del limone, arancia, della frutta secca, perché potrebbe poi irrancidire. Iniziamo con la versione vegan. Una volta realizzata la nostra base, noi la andremo ad arricchire con pere e cioccolato. Ovviamente potete mettere gli ingredienti che vi piacciono di più. Quindi andiamo a mettere in una ciotola 4 vasetti e mezzo di mix, 2, 3, 4 e mezzo. Aggiungiamo un vasetto d'olio e 2 cucchiaini di semi di lino tritati. E andiamo ad aggiungere 2 vasetti di latte, 1 e 2. A questo punto possiamo iniziare a mescolare bene. La nostra base vegan è pronta, a questo punto possiamo aggiungere aromi, frutta, quello che ci piace di più. Noi ad esempio andremo a mettere i cubetti di pera e il cioccolato tritato, come sempre cioccolato fondente. Mescoliamo bene. Quindi non ci rimane che versare l'impasto in una tortiera oliata e infarinata. E andiamo a mettere sopra la superficie della nostra torta qualche fettina di pera che ci eravamo tenute da parte dalle 2 che avevamo tagliato a cubetti. Possiamo infornare quindi a 180 gradi. Passiamo ora invece alla versione classica con le uova e questa volta ci andremo a realizzare un ciambellone marmorizzato. Come primo abbiamo messo in una ciotola 4 vasetti e mezzo del nostro mix con un vasetto di olio. A questo punto andiamo ad aggiungere le uova e aggiungiamo anche il primo vasetto di latte. Inizio subito a mescolare bene e in questo modo eviterò di formare anche i più piccoli grumetti. E una volta fatto assorbire bene il primo latte, vado ad aggiungere un altro mezzo vasetto. In questo modo otterrò una consistenza davvero perfetta. Quindi questa è la base della versione invece con le uova, bianca. Quindi vado a versare metà del mio impasto nello stampo di una ciambella oliata e infarinata. E all'impasto avanzato andiamo ad aggiungere il cacao amaro in polvere e il cioccolato fondente tritato. Mescoliamo bene. E possiamo aggiungere quindi l'impasto al cacao nel nostro stampo. Io lo vado a mettere a cucchiaiate in modo da fare un lavoro un po' più preciso e non fare pasticci. E adesso non ci rimane che infornare a 180 gradi.
Le nostre torte sono uscite dal forno, hanno cotto entrambe circa 40 minuti. Mi raccomando, voi fate sempre la prova dello stecchino, perché ovviamente ogni forno è diverso e quindi potrebbe volerci un po' di più, potrebbe volerci un po' di meno. Queste sono le nostre torte, sono venute benissimo, hanno un profumo davvero fantastico e non vedo l'ora di aprirle e spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero che insomma vi sia utile, perché secondo me è davvero una trovata molto comoda per preparare qualcosa di sano per la colazione, per la merenda. Tante volte non si prepara e si ripiega quindi su biscotti, merendine, perché non c'è mai la voglia di mettersi a pesare tutti gli ingredienti, tirare fuori ciotole e ciotolini. Invece in questo modo si accorciano tantissimo i tempi, quindi insomma io ve lo consiglio davvero. Appunto, spero che vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!